In occasione della presentazione del servizio Freccia Rossa nel Cilento, svoltasi a Salerno sabato scorso, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è giunto presso la stazione ferroviaria di Agropoli a bordo del treno ad alta velocità. Ad accompagnarlo il consigliere per l'agricoltura, foresta, caccia e pesca, Franco Alfieri, l'assessore regionale al turismo, Corrado Matera, il presidente del Parco Tommaso Pellegrino, diversi amministratori locali e l'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. Finalmente questo grande sogno, il Freccia Rossa qui ad Agropoli e nel Cilento. Beh, veramente un sogno ed è una grandissima soddisfazione aver fatto partire questo servizio insieme con Trenitalia. Veramente sono cose che cambiano la vita della gente. Provate a immaginare uno che arriva da Milano, Roma, Napoli, arriva qui nel Cilento, 4 ore, 5 ore, 3 ore da Roma. Sono veramente cose straordinarie. Partiamo quest'anno, facciamo un esperimento, vediamo come va. Il risultato per adesso mi pare straordinario, è evidente che se c'è una domanda vera non c'è nessun problema ad ampliare il servizio dal punto di vista temporale e anche dal punto di vista delle frequenze delle corse, dipende, ripeto, dalla domanda che verrà dal territorio. Se ci sarà una richiesta e una presenza di turisti non c'è problema ad ampliare il servizio e nel medio-lungo periodo avere anche un servizio per tutto l'anno per il Cilento. Questa è una zona meravigliosa, ha delle potenzialità di sviluppo incredibili. La mobilità è uno dei punti decisivi su cui dobbiamo crescere e risolvere i problemi. Alta velocità, portualità da migliorare e poi riuscire a fare la bretella di collegamento da Agropoli a Eboli all'autostrada per decongestionare il traffico su gomma nel periodo estivo, soprattutto nel fine settimana. Se riusciamo a realizzare questo intervento abbiamo cambiato la faccia del Cilento e costruito davvero le condizioni per lo sviluppo. Come dico io, ora o mai più. O lo facciamo con questo governo regionale o non lo faremo mai più. Stamattina invece la conferenza stampa di presentazione di questo importante progetto di mobilità che vede protagonista il Cilento, quindi Agropoli, Freccia Rossa che arriva da Milano, Firenze, Roma. E la cosa bella è che ad oggi già ci sono 2500 prenotazioni, quindi un servizio che funziona, utile. Il presidente De Luca non ha nascosto la possibilità, se vi fosse la domanda del territorio, di estendere il servizio anche con ulteriori corse per il resto dell'anno. Quindi un successo, una cosa importante e sono giornate, diciamo, storiche per il nostro Cilento, per il nostro territorio. Ecco, lasciamo alle spalle un po' quel senso dell'abbandono, della tristezza che ci vede protagonisti in negativo, di servizi che non abbiamo, che ci vengono tolti, di poca considerazione delle istituzioni. Con De Luca anche le zone periferiche e diciamo lontane diventano più vicine, diventano più centrali rispetto all'interesse, all'attenzione e quindi dobbiamo lavorare. Ecco, la sfida tocca a noi perché poi la gente arriva prima e comodamente nel nostro Cilento, ma dobbiamo far trovare un Cilento pronto, con strutture accoglienti, con professionalità, con servizi efficienti, con un mare attrezzato, adeguato e pulito così come ce l'abbiamo, con un'enogastronomia da far innamorare. Quindi dobbiamo coccolare i turisti che arrivano da noi prima e più comodamente.